Si procede adesso alla cerimonia dell'alza bandiera. Alza bandiera! La pace non è soltanto abbandonare le armi, la pace è costruire quel clima di serenità, di solidarietà, amore, per avere un contesto sociale in cui vivere piacevole, armonioso e rilassante. È la grande occasione per festeggiare le nostre forze dell'ordine. Io non dico soltanto le forze armate, ma le forze dell'ordine, perché tutte le forze dell'ordine fanno un lavoro spesso oscuro, mai sotto i riflettori, silenzioso, complicatissimo, difficile, nessuno meglio di un sindaco può dire, e sono poi quelle che garantiscono la sicurezza all'interno delle nostre città e la pace molto spesso al di fuori invece dei nostri confini nazionali. Al di là del significato che in sé il 4 di novembre, però c'è una pace fra di noi che dovrebbe essere coltivata con i valori che il 4 novembre porta in sé. Certo, questa deve essere una giornata che deve farci riflettere affinché ciò che è accaduto, queste guerre che ogni giorno alimentano la cronaca, non debbano più esistere. E questo dipende, la pace è qualcosa che va costruita e va voluta da ciascuno. E bisogna essere portatori di pace da ciò che viviamo quotidianamente fino ad arrivare ai grandi sistemi, e la politica in questo deve essere sempre presente. E credo che questa deve essere per tutti noi una giornata di riflessione che veda veramente la costruzione di pace. Il 4 novembre porta in sé dei valori che sono praticamente sovrapponibili alle problematiche conflittuali di oggi, anche quelle sociali. Ed è uno dei motivi per cui facciamo tanta leva anche sulla corretta sensibilizzazione, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Parlare della festa dell'unità nazionale, parlare della giornata delle forze armate, significa parlare ancora adesso del nostro quotidiano, quello in cui tanti conflitti ovviamente spirano internamente ed esternamente e ci impongono ancora di più degli atteggiamenti e delle attività orientate alla pace. Mi preme ricordare che la nostra città, la mia città, la città di Barletta, la città delle due medaglie d'oro, che incarnano gli spiriti per i quali oggi noi siamo qua insieme.